Passiamo al video, allora, annunciato prima, sul Piemonte, lo faccio anche l'introduzione. Io mi chiamo Piero Belletti, sono il segretario generale della Federazione Nazionale di Lavoratura e innanzitutto mi scuso di non essere qui con voi a presentarvi la nostra esperienza sul referendum regionale contro la caccia in Piemonte, ma purtroppo un presidente impegno sempre ahimè in campo ambientalismo mi ha impedito di essere qui con voi. Come vedete dalla presentazione che abbiamo per andare a fare è stata preparata insieme al dottor Roberto Piana, che è il presidente della NAC Piemonte e che è una figura ben conosciuta nel variegato panorama di chi si oppone alla caccia. Allora, dicevamo, il referendum regionale contro la caccia in Piemonte. Intanto diciamo subito che per noi il referendum non è stata la prima opzione nella nostra quotidiana o quasi battaglia contro la caccia. Noi siamo convinti che vi siano altre strade da perseguire in maniera prioritaria. Ad esempio il confronto, il dibattito e la presentazione di proposte che poi dovrebbero però trovare riscontro in campo legislativo. Questo purtroppo non è mai stato possibile, in Piemonte non importa quale fosse il colore della maggioranza, non ci è mai stata data la possibilità di esprimerci tanto meno di ottenere qualcosa dal punto di vista legislativo. Quindi diciamo che la scelta referendaria è stata poi una scelta obbligata se volevamo comunque intervenire a livello legislativo. Tutto nasce nel 1987, ahimè sì, avete capito bene, 1987 stiamo parlando di ben 26 anni fa. Allora le associazioni ambientaliste e giornaliste del Piemonte decisero di proporre un referendum regionale che abrogasse o meglio che limitasse la caccia. Infatti la prima discussione riguardò proprio il limite da porre alla nostra iniziativa, se cioè volevamo perseguire l'abolizione della caccia o soltanto una sua rigida regolamentazione. Su consiglio degli avvocati che ci seguivano, optammo poi per la soluzione limitazione, proprio perché ci fu detto che una possibile iniziativa abrogazionista avrebbe potuto non essere accettata dalla Regione. Quindi in pratica decidevo di definire un quesito che limitava ma in maniera molto marcata l'attività venatoria della regione. In particolare le specie cacciabili sarebbero rimaste soltanto 4. Il cinghiale, perché già allora erano numerosi i danni alle attività agricole, soprattutto portati da questa specie, e ci sembrava quindi come dire, una misura preventiva per non crearci fin da subito troppi nemici. Lasciamo anche le ipre e fagiani, che sono specie tipicamente venabili, e diciamo che la loro presenza poteva facilmente dimostrare come noi volevamo abolire la caccia ma soltanto ridimensionarla. Lasciamo anche il polino della Virginia, un animale molto poco diffuso, oggi ancora meno di allora, e soprattutto perché si tratta di una specie endotona introdotta ad esclusivi fini venatori. Tutte le altre specie cacciabili, che allora erano 37, oggi invece abbiamo ottenuto degli enormi progressi, sono soltanto più 36, sarebbero invece risultate potente. Chiedevamo poi il divieto di caccia nelle giornate di domenica, il divieto di caccia senza deroghe sul terreno coperto da neve e la limitazione di alcuni dei privilegi che venivano concessi alle aziende produttive. La raccolta di firme del successo, anche se fu un lavoro veramente defaticante, portato avanti a livello esclusivamente volontaristico, comunque raccoglievo 60.000 firme e la certificazione dimostrò che ben più di 50.000 erano valide. Quindi la Regione dichiarò ammissibile e ricevibile il referendum. Referendum che avrebbe dovuto tenersi nei primi mesi del 1988. Però, un paio di mesi prima di andare alle urne, la Regione cosa fa? Cambia la legge regionale sulla caccia. Cambia la legge regionale sulla caccia facendo finta di recepire una piccola parte dei quesiti referendari, ma ciò nonostante dichiara non più proponibile il referendum in quanto le richieste referendarie sono state accolte dalla legge regionale. Fu una posizione assolutamente insostenibile e lo dimostra il fatto, ad esempio, che le specie cacciabili
che avrebbero potuto essere 4 in base al plebiscito referendario, erano ancora ben 49, meglio scusate, 29. È vero, si vietò la caccia di domenica, ma soltanto per le prime 3 settimane della stagione venatoria. Non si fece nulla per quanto riguarda la caccia sul terreno innevato e nemmeno per i privilegi a livello di carriere concessi alle aziende faunistico-venatorie. Insomma, una vera legge beffa. Eppure la regione, che allora era governata da un pentapartito, fa quasi effetto oggi vedere queste cose di CPSI, ISD, eppure allora c'erano e esercitavano un grosso potere. Comunque sia, la regione dichiarò che la nuova legge recepiva perfettamente le istanze dei sanitari referendari e il referendum venne quindi. Iniziò così la nostra, quella che abbiamo chiamato la nostra prima stagione dei ricorsi. Ovviamente assolutamente sconcertati da una decisione vergognosa e inammissibile, decidevo subito di adire le mie legali. Facevo un primo ricorso al TAR, ma il TAR si dichiarò incompetente ad intervenire in quanto l'eventuale problematica riguardava la lesione dei diritti soggettivi e su questo il TAR non è competente a decidere. Ci suggerì lo stesso TAR quindi di rivolgerci al tribunale. Cosa che noi facemmo, ma il tribunale respinse il nostro ricorso. Non paghi, decidemmo di andare all'appello e l'appello accolse il nostro ricorso, in quanto mise in evidenza come non era stata confrontata la legge modificata a seguito dell'intervento regionale con quella preesistente, in maniera tale da accertare che effettivamente i quesiti referendari fossero stati recepiti. In pratica la nostra tesi fu accolta in pieno. La regione ovviamente accolse di malgrado questa pronunciazione e ricorse in Cassazione, ma la Cassazione respinse il ricorso della regione. Intanto invece sono passati una quindicina d'anni, siamo arrivati quindi al 2002. Allora la regione cosa fa? Crea una commissione fittizia costituita da amici e amici degli amici affinché esaminasse se la nuova legge, che nel frattempo tra l'altro era stata ulteriormente modificata e resa ancora più permissiva, recepisse o meno le istanze referendarie. Manco a farlo apposta, in maniera del tutto inaspettata, sto scherzando naturalmente, questa commissione fantoccio dichiarò che sì, effettivamente non c'era nessun problema. La regione, la nuova legge, aveva perfettamente recepito i quesiti referendari. Ed ecco che, dopo questa seconda presa in giro, noi riattacchiamo con tutti quanti i ricorsi. Cominciamo il TAR, due distinti ricorsi, in cui chiedevamo da un lato il giudizio di ottemperanza della decisione della Corte d'Appello, che secondo noi era ancora valida, e dall'altro l'annullamento della delibera della Giunta che bloccava le operazioni referendarie. Ma di nuovo il TAR, tra noi e il TAR ci è stata una storia molto, molto travagliata, ci ha respinto praticamente entrambi i ricorsi. Ritenendo noi di essere giusto, siamo andati al Consiglio di Stato, ma anche il Consiglio di Stato ha accolto le posizioni del TAR e ha respinto entrambi i nostri ricorsi. Quindi abbiamo deciso di riprovare con la giustizia ordinaria, con quella amministrativa, e ci siamo accolti al Tribunale. Il Tribunale nel 2008, siccome ha 21 anni dalla raccolta delle firme, accoglie il nostro ricorso, ritenendo che effettivamente noi avevamo ragione e che il referendum avrebbe dovuto comunque tenersi, sia pure su una legge, su un quesito modificato in base alle modifiche legislative che si sono verificate nel frattempo. La regione ricorre in Corte d'Appello, la Corte d'Appello respinge il ricorso della regione. Siamo arrivati al 2010. Rimane la Cassazione, ma la regione, ormai avendo probabilmente capito l'aria che tirava, rinuncia al ricorso di Cassazione. E quindi praticamente a questo punto il referendum si deve fare. Sono passati 21 anni in cui la cittadinanza piemontese si è vista negando il proprio diritto fondamentale e democratico di partecipare a un referendum popolare, che è l'unica forma diretta di democrazia partecipativa prevista dal nostro ordinamento. Una cosa veramente grave, veramente vergognosa, che va al di là delle questioni legate alla salvaguardia della fama selvatica. Qui sono i diritti civili e democratici dei cittadini che sono stati negati volutamente, coscienziosamente, per più di 20 anni, e questa ci sembra una cosa veramente grave. Comunque sì, siamo ben lungi dalla fine della questione. Infatti la regione che cosa fa? Intanto nel 2011
vengono presentate presso il Consiglio regionale delle proposte di legge allo scopo di superare lo scoglio del referendum. Due di esse, in effetti, lo avrebbero potuto fare perché erano una semplice trasposizione in testo legislativo del quesito referendario. Le altre due, invece, una proposta dalla maggioranza che nel frattempo in Piemonte era diventata di centrodestra, il governo Lega Nord Forza Italia, e l'altra dal principale partito di opposizione, almeno così si definisce il PD dalle nostre parti, anche se c'è qualche dubbio in riguardo, e comunque sia entrambe queste proposte di legge prevedevano un ulteriore ampliamento dell'attività venatoria. Intanto la maggioranza di centrodestra, contenta di questa operazione, anticipa anche attraverso la legge finanziaria regionale alcuni allargamenti dell'attività venatoria. Cosa succede nel frattempo? Che la regione comunque, probabilmente ritenendo che una nuova modifica regionale avrebbe potuto ancora una volta evitare il ricorso alle urne, non si muove nella direzione di indire il referendum. Anche noi pretendiamo quindi a tardi il cosiddetto ricorso di ottemperanza, diciamo fondamentalmente che siccome la regione non fa quello che deve fare, e cioè indire il referendum, chiediamo al TAR che venga nominata una persona che si costituisca la regione nell'indire appunto questo referendum. Il TAR, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, accoglie la nostra richiesta e nomina un commissario ad acta, chi è il presidente della regione, il famoso, famosissimo Roberto Cota, che tanti disastri sta combinando nella nostra regione e non solo. A questo punto comunque Cota non può più fare altro che indire il referendum e viene anche stabilita la data che è il 3 giugno 2012. Indiscutibilmente la data peggiore, in quanto un periodo ormai quasi imperiale e soprattutto legata al morte del 2 giugno. Il tutto naturalmente fatto nell'ottica di scoraggiare la gente ad andare a votare. Ma non è ancora finita, arriviamo al 4 maggio 2012, quindi siamo 30 giorni prima della data fissata del referendum. La giunta di centrodestra fa una cosa che noi non avevamo nemmeno immaginato nei nostri peggiori incubi. Avevamo ipotizzato tanti scenari, alcuni anche disastrosi, ma a questo livello non eravamo arrivati. La giunta abroga la legge regionale sulla caccia del Piemonte. In tal modo non c'è più legge regionale, non può naturalmente tenersi un referendum su una legge regionale che non esiste. Peccato che in questo modo in Piemonte entra in vigore la legge quadro nazionale, che però è molto ma molto più permissiva di quella regionale che è stata abrogata. Quindi TAM e la beffa, la regione non solo non ci ha consentito di effettuare il referendum, ma addirittura con questo escamotage ha fatto in modo che la caccia venisse ulteriormente allargata sul territorio regionale. Ad esempio, nella stagione venatoria scorsa, che è stata la prima nella quale sono entrate in vigore le normative nazionali, si sono potute cacciare tre specie più della prima, mentre per numerose specie il calendario venatorio, cioè il periodo entro il quale le specie possono essere cacciate, si è dilatato in misura impressionante, addirittura nel caso degli ungulati di ben 7. Quindi, come dicevamo, siamo andati in direzione diametralmente opposta a quella che ci si aspettava con lo svolgimento del referendum. Perché la regione è facile in questo modo? Vabbè, le motivazioni reali sono abbastanza ovvie. Quelle ufficiali vertevano invece quasi tutte sull'aspetto economico. Fondamentalmente ci fu detto, ma come siamo in un periodo di crisi e in questa situazione ci sembra assurdo spendere 20 milioni di euro per un referendum regionale su una materia che peraltro ha anche un'importanza piuttosto. Beh, a queste considerazioni ci sarebbe molto da dire. La prima cosa è che la democrazia non si può misurare in termini di costi, altrimenti eliminiamo anche le elezioni, anche queste hanno dei costi, anche hanno dei costi molto più alti rispetto a quelle di referendum regionali. Troviamo un altro modo per eleggere, per nominare i nostri rappresentanti, che sono un sorteggio oppure un sondaggio su un piccolo campione della popolazione. C'è inoltre da dire un'altra cosa, che la giunta Cota ha operato con tale ritardo, in modo talmente affrettato, che ormai per gran parte delle operazioni referendarie erano già state avviate nel momento in cui il referendum fu annullato. Ad esempio, la carta per le schede elettorali era già stata postata.
400 e passa mila euro e molte altre cose erano già state predisposte, per cui comunque la regione almeno 3 milioni di euro li ha spesi. Quindi se proprio volevano risparmiare i soldi avrebbero dovuto agire con maggior tempestività e in modo molto più furbo. Ma c'è da dire un'altra cosa, che noi non ci siamo, non abbiamo mai assunto posizioni del tipo o referendum o morte. Noi eravamo anche disponibili a una soluzione politica, noi avremmo anche accettato una modifica legislativa che però accogliesse la maggior parte delle nostre richieste referendarie, ma su questo aspetto non c'è stata neanche alcuna possibilità di dialogo. Né Cota né l'assessore regionale alla caccia, Celtico pure lui, si sono mai degnati di ricevere e di sentire le nostre argomentazioni. Quindi le accuse, diciamo, di rigidità che ci sono state lanciate dal mondo venatorio e dal mondo politico sono assolutamente accuse senza senso e che dovrebbero essere totalmente ribaltate verso i politici. Adesso non si può certamente fare di ogni erba un fascio, tutti i politici si sono comportati in maniera così vergognosa in questo ambito. Alcuni gruppi politici ci sono stati vicini e hanno cercato di aiutarci, alcuni di più e altri di meno. Qui facciamo una graduatoria perché non ci sembra giusto anche che si sappiano come sono andate le cose. Diciamo che ci hanno dato una mano, sono stati al nostro fianco, lo sono tuttora, il Movimento 5 Stelle, Sinistra Voce Libertà, la Federazione della Sinistra, che diciamo è un po' la prosecuzione di Rifondazione Comunista, un gruppo che si chiama Insieme per Presto, un gruppo che è piccolino, costituito da un solo consigliere, che nonostante il nome del suo gruppo, appunto, ha fondato un gruppo diverso da quello della Presa. Ma la politica veramente presenta dei misteri che noi comuni mortali non siamo in grado di capire. Italia dei Valori, non proprio tutti i consiglieri, ma alcuni, più singoli consiglieri di altre forze che però hanno agito a titolo puramente personale. Non hanno preso posizione, anche se facendo parte della maggioranza, il fatto che abbiano continuato ad appoggiare la maggioranza potrebbe essere molto significativo. Il consigliere dei Verdi Verdi, sul quale è meglio stendere un velo pietoso, e il consigliere dei pensionati, un ragazzino che poi è stato dichiarato decaduto perché si è dimostrato che aveva taroccato le firme a margine della sua lista con la quale si era presentato alle elezioni. Tutti gli altri partiti che andate per esclusione è meglio non parlare. Attualmente com'è la situazione? Dunque, intanto siamo di nuovo per le vie legali, abbiamo presentato una serie di ricorsi, altri sono ancora in cantiere, verranno presentati prossimamente. Faremo anche un ricorso in sede civile perché riteniamo che l'atteggiamento della regione sia stato gravemente lesivo dei nostri diritti. Chiederemo anche i danni, perché comunque noi abbiamo speso parecchi soldi per una campagna referendaria che è stata poi forzata sul nascere, e sono soldi che c'è stata veramente molta fatica a tirare fuori, perché sono soldi che hanno messo le associazioni, hanno messo i cittadini, abbiamo messo noi a titolo personale. Quindi ci sembra veramente grave che questi soldi non abbiano avuto, non abbiano portato ad alcun esito più favorevole per la nostra causa. In Piemonte, comunque, per quanto riguarda la caccia, siamo nel caos più assoluto. Negli ultimi 4 anni per 3 volte il TAR ha sospeso il calendario venatorio e lo ha approvato solo dopo che la regione ha apportato delle modifiche, ovviamente in senso restrittivo. Addirittura per la corrente stagione venatoria la prima stesura del calendario è stata bocciata dal TAR, poi la regione ha presentato una modifica a questo calendario, sulla quale però noi abbiamo nuovamente ricorso perché riteniamo che ci siano dei palesi motivi di legittimità, prima fra tutti il fatto che Piemonte non ha un piano fantastico venatorio regionale e non ha, come abbiamo visto prima, nemmeno più una legge regionale. Intanto sono state presentate 2 proposte di legge perfettamente identiche che di fatto vietano la caccia nella nostra regione. Sono state preparate dall'amico Roberto Piana della LAC e presentate, una da consiglieri regionali appartenenti ai gruppi Insieme per Presto, il gruppo di cui parlavamo prima, che comunque si colloca in orbita PD, SEL, Federazione della Sinistra, e il gruppo Movimento 5 Stelle, che nel frattempo erano 2 consiglieri, uno è stato cacciato, ora fa parte del gruppo misto. Comunque, insomma, diciamo che
l'ambiente di sempre. La seconda proposta di legge perfettamente identica è stata presentata dall'amico dei Verdi Verdi, che ha voluto evidentemente agire a titolo personale. Contemporaneamente anche la Giunta si è fatta avanti e ha presentato un disegno di legge sulla caccia. Ovviamente questo disegno di legge è veramente vergognoso. Infatti, al di là del titolo, che è veramente un testo di scuola, gestione della faunistica e promozione programmata del territorio rurale piemontese, questo disegno di legge di fatto non dice quasi nulla su come normare l'attività regolatoria. Semplicemente demanda tutto quanto a degli specifici provvedimenti che dovranno essere messi dalla giunta regionale. Quindi in pratica è una legge delega che responsabilizza nella maniera più totale la giunta. Peccato che la giunta, come ben sappiamo, è costituita da individui appartenenti a un'unica parte politica, nell'ambito del quale quindi il confronto, la contrapposizione di posizioni anche diverse evidentemente vengono ridotte ai minimi termini. Quindi sarà la giunta che potrà decidere se questo disegno di legge naturalmente verrà approvato, come cacciare, quando, perché, eccetera, eccetera. Una cosa veramente vergognosa, anche perché in questo modo diciamo che verrebbe posta la parola fine definitiva sul referendum. Infatti abbiamo detto che è stato dichiarato dal Tribunale che il referendum deve tenersi anche se la legge cambia, basta semplicemente modificare il quesito in base alle modifiche legislative che ci sono state nel frattempo. Ma se verrà approvato questo decreto di legge, il referendum non potrà certamente più tenersi, perché come abbiamo detto questo disegno di legge non parla più né di specie, né di periodi, né di giornate di caccia, in quanto tutte queste materie sono state demandate a provvedimenti che dovrà prendere la giunta regionale. Quindi sarà materialmente impossibile trasferire il quesito referendario su questa nuova legge, quindi probabilmente la cosa, il referendum perderà completamente ogni sua possibilità di essere recuperato. In conclusione, referendum è stata un'esperienza positiva o negativa? Beh, dal punto di vista dell'impegno personale sicuramente no. Tanto positiva no, visto che alcuni di noi hanno veramente perso giornate, mesi interi per una vicenda che poi, come abbiamo visto, non ha portato a nessuna conclusione. Comunque, a voler essere ottimisti, qualche aspetto positivo lo possiamo vedere. Ad esempio, l'anno scorso, quando si era nell'imminenza del referendum poi abrogato, si è parlato molto di caccia, si è riusciti a parlare un po' più del solito di caccia, siamo riusciti ad arrivare agli organi di informazione, questo è sicuramente un fatto positivo, perché più si parla di caccia, più si riesce a far circolare le nostre posizioni e più si riesce soprattutto a sentire i luoghi comuni che impattano su questa vicenda. Quindi questo è senz'altro un aspetto positivo. Così è come stato un aspetto positivo il fatto di mettere i cacciatori contro i politici. Infatti i cacciatori sono molto ma molto più feroci di noi contro l'assessore regionale per come è gestita la vicenda. Come dicevamo, 3 volte su 4 nelle ultime stagioni venatorie il calendario è stato bruciato ad altare, quindi i cacciatori non sapevano fino all'ultimo se potevano andare a caccia, sia quale specie.